Anche la musica più felice del mondo può essere triste se è fatta male. Rodrigo Erasmo e Roberto Angelini con Nick Drake. Cosa buffa che ci siamo incontrati proprio in questo posto tanto tempo fa, sempre per Nick Drake. Incredibile. Forse è l'ultima volta che ci siamo visti. Non lo so, non mi ricordo. Però, ecco, cosa vi ha unito all'epoca, no? A Nick Drake, e cosa vi unisce tutt'oggi? Beh, questo viaggio è partito tanti anni fa, più di 15 anni fa. Ci siamo proprio conosciuti io e Bob, chiacchierando e parlando di questo artista meraviglioso che avevamo scoperto di recente tutte e due, e da allora diciamo che questa conversation non è mai finita, fra noi e lui, fra noi artisticamente ovviamente, e Nick Drake è rimasto un po' un faro nelle nostre vite, nelle nostre carriere anche musicali, e per cui dopo tanti anni abbiamo deciso di rifare un secondo capitolo discografico, no? Quando ci vedemmo qua lo stavamo portando in giro come certo. Facciamo ormai da tanto tempo, però non c'era un nuovo disco, no? C'era ancora Pong Moon, quello che facevamo nel 2005, che ti ricorderai, e invece dopo aver fatto un documentario molto bello un paio d'anni fa per Sky Art, per la regia di Giorgio Testi, ricordo, che si chiama come il disco Songs in a Conversation, abbiamo registrato un sacco di materiale audio molto buono, molto bello, soprattutto queste tracce che compongono diciamo il lato B, quello che sarà il lato B del vinile, perché ancora il vinile non c'è, certo, ma arriverà, e che sono abbiamo registrate in giro per l'Italia e per l'Europa, in mezzo alla natura, con degli ospiti, quindi Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Appino, Piers Faccini, Adele Nigro, tutti diciamo uniti a noi dall'amore per questo artista. E lì, riascoltando le tracce diciamo post uscita del documentario, ci siamo detti ma qua in realtà c'è materiale per fare un secondo disco, quindi abbiamo registrato ancora tre tracce in più per chiudere quest'opera, e che ha due perle, che sono due pezzi fatti con John Wood, che è lo storico produttore di Nick Drake, che abbiamo avuto il privilegio di conoscere, con cui abbiamo lavorato in Inghilterra. Quindi insomma ci è sembrato che questo materiale avesse la dignità per essere un nuovo album, ed eccoci qua. Quella che è stata definita, no, la sua rivoluzione silenziosa, no? Ha cambiato sicuramente all'epoca il volto dei cantautori. Cosa ha cambiato in voi portandolo poi, non dico su disco, ma soprattutto live? Dai, Bob. Dici a noi cosa ha cambiato suonare Nick Drake? Perché in realtà quello che dici... A livello spirituale e anche a livello proprio di approccio alla musica. Ma in realtà scoprire Nick Drake e amare Nick Drake ci ha fatto sentire sicuramente meno soli, meno pazzi, perché magari appunto trovare qualcuno che riusciva a condensare un certo tipo di approccio vocale delicato, quasi jazzistico, a degli arrangiamenti d'archi classici, pazzeschi, a un finger picking forse non so, mai sentito così, con accordature aperte, in realtà è qualcosa che non solo ti stimola e ti porta comunque ad alzare l'asticella nel momento in cui poi ti metti a suonare uno strumento, a cercare di scrivere una canzone, ma è proprio qualcosa che abbiamo sentito l'esigenza di raccontare in giro, raccontare la sua musica, raccontare la sua storia, farla conoscere a persone che non lo conoscevano e andare incontro al rischio di trovarci il fan di Nick Drake pronto a vedere se chi erano questi due che si permettevano comunque di andare a toccare l'intoccabile, capito? E tra l'altro sarei curioso di sapere, ecco, dato che è molto difficile, no, riportare in Drake in qualche modo il suo mood, rispetto a quelle che sono le vostre carriere di artisti come musicisti, ma anche televisive, una versione vostra più intima, no? Per non dire intimista, ma come ci avete lavorato? Beh, diciamo che è una parte della nostra estetica musicale e anche del nostro animo, se vuoi, no? Cioè, da una parte, quando portiamo in giro Nick Drake, ti racconto l'aneddoto di ieri, per esempio, veniamo da Napoli, ieri avevamo anche altri amici che, essendo vicino a Roma, hanno deciso di unirsi a noi veramente così, per amore e pro bono, che sono Fabio Rondanini, gentaccia che conosci, tutta Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, eccetera, e la roba buffa, per esempio, di ieri, ma capita sempre, anche se siamo solo io Bob e Mafio, che in camerino c'è una parte di noi che magari è uno spirito molto più gioioso, molto più anche cazzone in qualche modo, e poi sul palco ne va in scena un'altra, no? Che non ha nulla di fittizio, anzi è totalmente un'altra parte del nostro animo che Drake ha toccato in maniera molto delicata ma molto profonda tanti anni fa, ed è quello che credo succeda a tutte le persone che hanno quel tipo di
crepa aperta dentro, no? E lui si insinua lì e in quella sensibilità lascia un segno veramente profondissimo che è proprio bello, ci diciamo sempre con lui, poi trasmettere, è una sorta di passamano, no? Cioè di mano in mano alle persone speciali che sai che possono custodire quel piccolo segreto, che ormai è un segreto mondiale, esatto, no? Sì. Però è sempre una nicchia, sì. Ed è bello che sia quella nicchia lì. Tra l'altro è una delle poche volte che io ho visto i seri. No, a parte questa sera vedrai già la nuova versione di questo spettacolo, perché nel tempo, esatto, raccontamela, perché a portare su anche un po' la narrazione, quindi è diventato una sorta di podcast musicale, cioè c'è molta più narrazione, ci abbiamo inserito anche una parte quasi divulgativa, no, del personaggio, per cercare di contestualizzarlo e raccontarlo non solo a quelli super fissati che li vedi annuire tutto il concerto perché sanno più di noi, ma anche quelli che invece vengono perché portati da un amico o per curiosità o perché magari seguono noi per qualche altra cosa e quindi ci danno fiducia e vengono a vedere questo spettacolo. E in mezzo a questa narrazione ci è venuto naturale a quel punto cominciare anche a giocare un po', no? Per sdrammatizzare, per alleggerire un pochino i toni e far sì che poi invece le interpretazioni siano estremamente intense e no? Con un livello di concentrazione che ci mette sempre alla prova, è uno spettacolo non facile da portare a termine musicalmente, però quell'altra parte ci aiuta anche ogni tanto no? a decomprimere, a allontanare un attimo le tensioni, a fare un sorriso magari alle persone per poi riportarle invece a una cosa più, a un momento più riflessivo, più intenso. Ecco, appunto, chiudendo l'intervista, ma voi siete in giro per l'Italia, adesso non vi chiedo le date, tanto non ve le ricordate, ma per portare questo progetto fino ad ora, ma parlando anche del passato, no? Qual è stata la risposta, cioè a parte fissate di cui parlavi tu prima, la risposta del pubblico? Sai, noi siamo partiti quasi 15 anni fa, che era veramente un momento folle per andare a fare questo progetto, un po' perché io venivo, cioè 2 anni prima stavo con i capelli rasati e una canottiera a cantare Gatto Matto e 2 anni dopo stavamo in giro con un furgone Dodge Ram che ogni tanto si fermava in autostrada e non ripartiva più, a portare Nick Drake con comunque il punto interrogativo delle persone, dicevano: ma questi sono matti, ma questo qui, scusa, ma che... Da lì ad oggi è cambiato tantissimo, perché le nostre vite artistiche si sono comunque nutrite di tante esperienze, sono cresciute, cambiate, quindi abbiamo la possibilità veramente di raccontare questa storia a tante persone che vengono per motivi diversi, per motivi perché magari, ti ripeto, perché magari guardano propaganda o sono fan degli After Hours, sono fan di Niccolò Fabi o guardano X Factor, cioè non, veramente può essere qualunque cosa. La qualunque, vengono e la cosa più importante per noi è quella di provare veramente a dargli questa chiave di accesso per un mondo che secondo me una volta che ci entri ti rimane nel cuore, lo consiglierai a un amico e niente, è un po', sai, è quella, insegna fortemente il fatto che la malinconia è un sentimento meraviglioso e anche gioioso in qualche modo, la tristezza è ben altro, non si deve confondere mai la malinconia con la tristezza, perché anche la musica più felice del mondo può essere triste se è fatta male, è la musica brutta che è triste, la musica bella è malinconica, è sempre felice, è sempre una festa, per questo noi non facciamo una messa in onore a Nick Drake, ma raccontiamo tra una risata, un racconto, un pop-up, un'accordatura, un'esperienza nostra, un aneddoto sì, sì. Eccetera, tra un sorriso e un pezzo molto intenso, facciamo trascorrere questa ora e mezza, a volte due se i nostri racconti sono lunghi, e condividiamo l'amore per Nick Drake anche con gli altri. Perfetto, vi ringrazio. Ma grazie a te.